dedichiamo alla cucina di base, cioè a tutte quelle preparazioni che servono per i vari cibi, i vari prodotti della nostra cucina e che li portano poi alla cottura. Quindi ci dedicheremo a vari prodotti, come conservarli, come pulirli, come cuocerli, eccetera. Il prodotto di oggi è fare la pasta sfoglia. Oggi faremo insieme la pasta sfoglia. Allora, la pasta sfoglia non è molto semplice, lo sapete meglio di me, quante volte avete tentato e non ci siete riuscite. Io la faccio normalmente, è un po' lunga, è un po' scocciante, dice, beh, io me la compro, faccio più presto, questo senz'altro, però lo sfizio di farlo una volta, prendetevelo. Le mie dosi sono molto piccole, non è una pasta sfoglia per molte, diciamo, produzioni, però vi darò anche la quantità per farne una buona proporzione, quindi degli ingredienti adatti per un chilo e mezzo di pasta sfoglia. Però questo vi potrà essere utile, questa mia indicazione di quantità maggiore, per poi dividerla o aumentarla come più vi piace. E gli ingredienti sono per la parte magra 225 g di acqua, 15 g di sale, 37 g di panna e 500 g di farina. Per la parte grassa, quindi il panetto, abbiamo 750 g di burro e 225 g di farina. Adesso vi indicherò anche gli ingredienti che faremo noi, le quantità esatte, per poi passare alla produzione. Oggi ci dedichiamo alla pasta sfoglia, a come produrla in casa. È un lavoro un po' complicato, ma vi assicuro il successo è garantito. Si devono compiere tutti gli step in modo perfetto perché il risultato sia ottimo. La pasta sfoglia si divide per la sua lavorazione in due parti. Una parte che è quella magra, che è il pastello, e una parte grassa, che è il panetto. Per il nostro panetto ci serviranno 135 g di burro e 40 g di farina. Per il nostro pastello invece 40 g di acqua, 3 g di sale, 7 g di panna e 90 g di farina 00. Incominciamo con il lavorare il nostro pastello. Per facilitare il nostro lavoro potremmo usare anche una planetaria o un frullino con le fruste come queste praticamente per gli impasti. Se no ci dobbiamo armare di santa pazienza e farlo a mano. Allora adesso incominciamo a fare il nostro pastello. Mettiamo la farina nella nostra planetaria o nel nostro recipiente con cui useremo le fruste. Ci mettiamo la nostra panna, che è pochissima, sono giusto 7 grammi, insomma, il sale, sono 3 grammi, e adesso mettiamo un po' alla volta la nostra acqua, mettiamone prima una metà e accendiamo e aiutiamoci con una spatolina. Ora prendiamo il nostro mattarello e lo schiacciamo e lo trasformiamo in una forma rettangolare che dovrà essere il più simile possibile come larghezza all'altro panetto che faremo, proprio il panetto, ricordatevi che questo è il pastello. Facciamo una forma quadrata. Più che quadrata, rettangolare.
adesso prendiamo della carta forno e ce lo mettiamo dentro. E lo mettiamo in frigorifero. Ecco qui. Adesso lo chiudiamo e dovrebbe andare un'ora e mezza in frigorifero. Se avessimo la battitura, mezz'ora andrebbe bene. Adesso per fare il nostro panetto, la nostra parte grassa, prendiamo il burro, ce lo mettiamo sul tavolo e ce lo battiamo un poco, in modo che lo ammorbidiamo, per intenderci. Dopo aver fatto questo tipo di lavoro, messo il burro nella planetaria, prendo la farina e ce l'aggiungo. Vi ricordate i nostri 40 grammi di farina? E metto in moto. Ora che anche il nostro panetto, la nostra parte grassa, è stata passata velocemente nella planetaria, facciamo la stessa cosa. Amalgamiamo velocemente e scusate, e mettete anche questo nel frigo, pochissima farina, proprio anche qui giusto per poggiarci il nostro panetto, che schiacciamo anche questo e facciamo anche di questo una forma rettangolare e ce lo mettiamo dentro e anche questo va in frigo. Anche questo per un'ora e mezza. Passata un'ora e mezza, riprendiamo i nostri panetti. Questo è quello di grasso, quindi prendiamo il pastello, mettiamoci un poco di farina così sotto e ce lo allarghiamo. Allarghiamocelo allargando nella parte più stretta, praticamente questi due lati più stretti devono stare di fronte a noi. Dobbiamo allargarcelo tanto da dover di, far inserire dentro il nostro panetto, quello lì diciamo grasso. Cerchiamo di rendere i bordi più regolari possibili, in questo modo, continuiamo ad allargarcelo, così, mettiamo qui senza far accavallare e battiamo. Il nostro panetto in modo che si ammorbidisca. Uniamo bene e adesso ce lo stendiamo sempre il lato questo qui più stretto verso di noi. Mettiamo un poco di farina sotto, poco, come ho detto. Benissimo, adesso ci cominciamo a fare la nostra prima piega. Uno, questo mettiamolo un po' più, leggermente più avanti, sennò può rimanere vuoto. Due, tre. Ecco qui, vedete, 1, 2 e 3. Adesso di nuovo di fronte e ce lo stendiamo di nuovo. E adesso lo dobbiamo piegare a 4.
bene, in modo uniforme, da tutti i lati. Ecco qui. Ce lo rigiriamo. E adesso pieghiamo a 4. 1, 2, 3 e 4. Se voi li contate sono 1, 2, 3 e 4. Adesso battiamo di nuovo un po' sopra. Compattiamo. Battiamo un altro poco. Adesso lo compattiamo bene. E lo rimettiamo nel nostro frigo o freezer, vedete voi quale avete. Io lo metto nel freezer per un'altra ora e mezza. E poi ripetiamo di nuovo questo passaggio. E adesso siamo pronti per fare la nostra seconda volta. Guardiamocelo bene, anche i lati. Adesso dobbiamo fare la nostra piegatura a 3, 1, e più avanti, 2 e 3. E sono 3, 1, 2 e 3. Adesso. Ecco qua, vedete, 1, 2, 3 e 4. Battiamocelo di nuovo. Riprendiamo la carta. Mettiamocelo dentro e ci vediamo tra un'ora. Questa è l'ultima volta, perché poi da adesso in poi possiamo usarla per fare quello che vogliamo. Per fare dei boule van, che poi faremo, per fare delle chiacchiere al forno. Vengono buonissime, anche fritte, però al forno vengono particolarmente saporite. Adesso dobbiamo fare la nostra piegatura a 3, 1, e più avanti, 2 e 3. Ce l'allarghiamo quindi di nuovo, ce l'allunghiamo da 4 e ce la stendiamo. E da questo momento in poi possiamo fare quello che vogliamo. Dopo la piegatura a 4 io sto ricompattando il mio panetto. Adesso lo possiamo usare subito o ce lo mettiamo in frigorifero questa volta.